Ciao a tutti carissimi, io sono Kicio e siamo tornati in un nuovo fantastico. Allora, vi avevo detto nel video precedente che vi avrei parlato di Diabolik il Grande o di un Magnum. Ho deciso di parlarvi di Diabolik il Grande. Allora, partiamo dal dire che di Diabolik il Grande troviamo tre versioni. La versione originale, la versione a colori e la versione remake. Non vi svelo ancora niente, ve li spiego molto rapidamente tutti e tre e poi vediamo il fumetto che ci interessa. Prima, sigla. Il tavolo è imbandito alla perfezione. Allora, partiamo con Sepolto Vivo. Questo qua. Allora, Sepolto Vivo originariamente è un fumetto che è uscito nel 63. È uno dei primi numeri di Diabolik. Vi faccio anche vedere un'immagine della copertina. Eccolo qua. Sepolto Vivo. Costava ancora 150 lire e c'era ancora scritto il fumetto del brivido. Pensate quanto è vecchio. Allora, il remake vuol dire che è stato preso la storia del fumetto ed è stato ridisegnato in modo diverso. Lo vedete anche dai volti che troviamo. Guardate questo volto di Diabolik. Poi vi faccio anche vedere adesso la differenza tra questi volti e questi qua. Adesso vi trovo la pagina interessata. Eccola qua. Ecco qua, guardate questi due volti, confrontiamoli. Sono molto molto diversi. Questi hanno molti meno dettagli facciali. Sono diciamo anche un po' più semplici rispetto a questi qua, che sono un po' più dettagliati. Allora, prima che inizi la storia troviamo la pagina di apertura, una storia redazionale, quindi altri fumetti oppure dei libri di ispirazione. Inizia il fumetto, quindi troviamo chi ha sceneggiato e robe varie, e anche al fondo troviamo alcune pagine come abbiamo trovato all'inizio. Cioè, vedete questa paginetta qua, c'è in tutti quanti. Poi, il secondo è questo qua, che è una storia inedita e ha all'interno altre due storie, due redazionali inediti e due storielle brevi. Questo è uscito proprio quest'anno. Possiamo togliere questo qua. Perfetto. Anche qua, come potete vedere, le pagine iniziali sono quelle e poi inizia il fumetto. I redazionali brevi, allora, ve li mostro tutti e due. Ecco qua, Ora X, vedete, troviamo scritto da queste due persone. Ecco. E poi c'è anche il secondo redazionale. Eccolo qua, è questo qua. E poi c'è una delle due redazionali inediti. Il terzo e ultimo si tratta di questo qua. Si chiama Diabolik il Grande a colori. Perché per la prima volta? Perché questo fumetto qua, proprio un killer per 5, è un fumetto inedito. È uscito per la prima volta, nel 2008. È stato ristampato in questa versione grande. È uscito nel 2008 sempre nella collana di Diabolik il Grande. Hanno deciso di ristamparcelo in questa versione grande a colori. I colori sono molto molto belli. Ecco qua. Qua non c'è nessuno redazionale. Finalmente siamo arrivati al fumetto che ci interessa a noi.
L'ombra del passato, uscito il 20 luglio del 2022. In copertina troviamo Diabolik, in tuta, diciamo, bluastra. Poi troviamo sullo sfondo un treno che, diciamo, sta deragliando un po', una macchina che sta passando davanti al treno. Poi qua c'è un uomo incappucciato, molto simile a Diabolik, e qua c'è il volto di Eva Kent, molto piccolino, perché poi lo vedremo qua. Io in collezione lo inserisco in questo modo, quindi poi mi rimane così. Retrocopertina, continua il volto di Eva Kent e ci sono queste due persone. Allora, vi racconto un po' in breve la storia. Il sergent Mikoslov, ci troviamo in Clerville, anni 20 del secolo scorso, vuole rubare i tre oggetti dell'imperatore del Nordstand: il sole dell'imperatore, lo scettro e la corona. Il piano è tutto pronto e ingaggia un suo amico, diciamo. L'amico ha gli stessi oggetti che possiede l'imperatore, falsi. Per prima cosa prende lo scettro e mette quello falso, quando le guardie lo scoprono. Scappa via, va dal sergente e gli dice: sono solo riuscito a recuperare lo scettro. Molto bene. Poi il sergente gli spara. Le guardie pensano di averlo preso, quando in realtà non l'hanno neanche toccato. 100 anni dopo, oggi, Diabolik ha rubato in passato il sole dell'imperatore. Quindi rimane solo più la corona. Una teca è vuota. È stato poi creato un museo per l'imperatore del Nordstand. Diabolik intende rubare la corona e lo scettro. Fa accurate ricerche e scopre che in realtà lo scettro è falso. Sa che appartiene al sergente Mikoslov. Così va in una libreria e cerca informazioni su di lui. Gli capita un libro tra le mani. Un libro di racconti realistici e fantastici. E ricordatevi la cosa che vi ho appena detto. Realistici e fantastici. Diabolik legge incuriosito il libro, ma non riesce a trovare molte informazioni interessanti. Così decide di leggerlo Eva, quando il suo occhio capita sulla storia dell'ombra. È praticamente Diabolik negli anni 20 del secolo scorso. Eva capisce dove si trova il covo dell'ombra. Così scendono sottoterra e riescono a trovare lo scettro che l'ombra aveva rubato in precedenza al sergente Mikoslov, e così Diabolik possiede il sole dell'imperatore e lo scettro. Il prossimo passo sarà rubare la corona. Spero che questo video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto lasciate un bel like. Ci risentiamo domenica prossima. Vi auguro in anticipo buon Ferragosto e ve lo augurerò anche la prossima settimana. Ciao a tutti, ragazzi!